Io arrivo in Italia dell'87. Eh sì, 30 anni. Fa. Dunque, sì, sono passate 32 anni 32 fa. Anni, sono utenti. E sicuramente quando sono arrivato in Italia non pensavo rimanere in Italia, sapevo come sicuro. Poi dopo, vabbè, le cose della vita ti fanno cambiare, poi dopo giustamente tu parti da un movimento che non si ferma più, perché è un movimento forse che io ricercavo, io non lo sapevo che lo ricercavo, la compagnia di gente interessante, di gente intelligente, di gente che mi hanno fatto diventare le cose che sono diventato adesso, nel senso tutte le persone che ho potuto incontrare, che incontrerò ancora sicuramente nel mio futuro, mi hanno fatto diventare le cose come sono diventato adesso. Io devo dire ringrazio tutte quelle persone lì, sicuramente. Il percorso è stato lungo, 30 anni, sicuramente 30 anni, non altri 30, sapo come sicuro anche questa cosa, altri 30 no, io credo che diciamo che sarebbe un po' il mio biglietto da visita. Poi dopo di elencare sul lavoro le cose che sono andate bene, le cose che non sono andate bene, vediamo, nel senso, a me non mi piace tanto parlare del passato, il passato è passato, a me non me ne frega proprio niente del passato, è passato, è importante avere rispetto del tuo passato, ma certo. Parlare del passato è, nel senso, fare l'elogio di te stessi parlando del passato è veramente per me è penosa, secondo me. Poi dopo uno la vede come vuole vedere. Per me i tuoi successi li conosciamo, quindi non devi raccontarli, siamo qui anche non solo per quello. Ma allora torniamo, fermo restando che l'amore della tua vita è tua moglie Daniela, andiamo a questo aspetto bellissimo. Correggimi se sbaglio, 11 donne in cucina con 3 uomini, giusto? Sì, più o meno, dipende se gli uomini rimangono a tenere, ma no, più o meno sì, nel senso c'è molto più donne che... No, non mi piace tanto parlare, c'è più donne che maschi, perché sembra che come determinate persone molto intelligenti hanno potuto dire o scrivere le veie utilizzare le donne in cucina. Io non utilizzo se devo utilizzare qualcosa, utilizzo la professionalità delle persone, non delle donne, assolutamente. Se è voluto così, io mi trovo bene con il mio gruppo, sono super circondato, voglio un sacco di bene a quelle persone che lavorano con me, che poi dopo non sono neanche più collaboratrice, ma sono persone che fanno parte della mia vita di tutti i giorni, perché vivo quasi di più, viviamo tutti insieme 12-13 ore, anche delle volte 14 ore al giorno tranquillamente, dunque non si parla più di, si parla di rapporti di famiglia praticamente. Sì, di famiglia, di essere un po' lo chef, un po' il papà, un po' ogni tanto lo psicologo, un po' la persona che dà un consiglio, che poi dopo non lo so se è buono, ma vediamo, nel senso cercare di affiancare le persone con un mio filo di maturità che ho potuto avere dall'esperienza. Sì. Però nel mio piccolo confermo questo rapporto che ho visto, perché ho avuto il piacere di incontrarti con alcune collaboratrici, anche collaboratori, al di fuori del tuo ristorante per degli eventi esterni, ed è vero, si nota questo rapporto di padre, ed è bello proprio. Io non... La cosa è che quando ero più giovane, nel senso quando lavoravo a Parigi, ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone, non dico molto importanti, ma diciamo delle persone che mi hanno insegnato tante cose. Mi hanno insegnato tante cose, ma tante cose ho visto che quando vedevo queste cose dicevo un giorno, sì, un giorno io nella mia carriera
riesco a diventare chef o riesco ad avere il mio ristorante, così non sarà mai, mai. È esattamente la cosa che adesso sono riuscito a fare dal mio ristorante. Io sentire urlare, gridare, abbiamo fatto atteggiamenti veramente poco elegante, poco gentleman, e quella lì non c'entra niente. Non c'entra niente con la mia personalità, ma non c'entra niente soprattutto nella mia cucina. Stessa cosa, chi vuole cominciare a fare un po' il bulletto o fare, io col mio curriculum, io so tutto, io ti faccio, io ti sta a casa, nel senso, io non ho bisogno non di quelle persone, io ho bisogno di persone che entrano nella mia cucina e fanno parte della mia cucina e che diventa la loro cucina. La cosa importante, credo, che adesso di insegnare non è come far da mangiare, ma come si propone il cibo. Nel senso, prima rispettare il cibo. Dal momento che, quando io sento nella mia cucina, vedo delle mie collaboratrici, Ariane o Martina, cominciare a quasi arrabbiarsi dicendo a ragazzi più giovani, già loro sono molto giovani, ma più giovani di loro, comincerà a dire no, guarda, questo non si fa così perché qui non stai lavorando bene, vuol dire che il messaggio è passato. Non è a chi urla di più, chi che c'è un queste specie di, è vero che si vuole un pochino di ierarchia, un pochino nel senso di sapere chi è chi, ma vedere nel senso poi tranquillamente fare un servizio senza urlare, senza sgridare, solo con far capire le cose che stai facendo, nel senso, normalmente, io dico normalmente perché può capitare, un piatto deve essere fatto bene, punto. Non c'è, metti di volte, lo so che c'è questo detto che si mette lo stesso tempo a far male che far bene, dunque visto che c'è questo detto, usiamolo, facciamo bene. Poi dopo è vero, lo sbaglio è sempre alla porta, sbaglio anch'io. Poi dopo abbiamo tutti i nostri, togliendo i giornalisti, i nostri controllatori di cibo con vari critici, delle volte di come potrei dire per non essere troppo cattivo? No, troppo cattivo, non è no, senso, vedo delle volte non facciamo titolo... tutti i cognomi, ma tranquilla. Sì, no, ma anche io non ho problemi. vedo gente delle volte che scrive delle cose che io dico boh, non lo so, o quando vedo scritto delle cose su altri ristoranti che io conosco bene, che le frequentano, amici miei, che vedo delle cose scritte, io dico, boh, secondo me quella persona lì non è andata da... Ma non perché è il mio amico, non c'entra niente, vero? Nel senso, posso anche andare a mangiare da un amico e lui criticare il suo piatto, o criticarlo, vero? Nel senso, lui dire, guarda, questa cosa non mi è piaciuta, ma non vado a massacrarlo o a dire delle cose veramente allucinanti. E delle volte vedo che quella gente lì, dietro il computer o dietro... il telefonino, TripAdvisor, senza firmarsi, senza... È tanto facile, io parlo del mio ristorante, quando una cosa non va bene, cari clienti, chiamatemi, sono dietro, mi vedete, sono dietro un vetro, basta chiamare mia moglie, basta lamentarvi a mia moglie, basta lamentare, chiamatemi e io cercherò di risolvere il problema, ma almeno c'è dialogo, io vedo la persona che mi sta dicendo una cosa e giustamente posso anche scusarmi, mancherebbe, in un senso può essere anche vero che ho sbagliato, ma mancherebbe, ma così ma scriverlo dopo è un po' così, è molto facile, molto, molto, ma fa parte anche del gioco, io accetto il gioco, il gioco mi dà l'opportunità di dirlo adesso, io lo dico. L'unica cosa è che io sto mettendo la faccia a questi signori che parlano così, è tanto facile. No, assolutamente. E quanto credi che incida tutta questa mediaticità degli chef in tutta questa poca consapevolezza di chi va a mangiare e si sente però critico, al di là di chi lo fa di professione, ma ormai sono tutti critici gastronomici, no? Beh, vedi, nel senso, anche qui diciamo, l'abbiamo anche voluto, l'accettiamo, no? Vediamo, nel senso, l'accettiamo, deve essere accettato nei due sensi, vediamo, nel senso,
della positività e della negatività. È molto facile sputare dalla zuppa quando, non lo so, una guida ti ha tolto. A me è capitato in 30 anni, io non ho solo avuto dei complimenti delle guide, certo. Ma io non ho detto niente, ho incassato, ho letto, ho cercato di capire, de volte sono stato d'accordo con queste guide, de volte non sono stato d'accordo, ma non sono andato sicuramente a telefonare per dire insultare un direttore di una guida perché io non sono d'accordo con lui, nel senso, se non sei più d'accordo con lui ti ritiri delle guide e fai il tuo ristorante e, scusatemi l'espressione, non rompere le balle, perché è troppo facile, nel senso, le guide sono belle quando si è osannate e poi dopo non capiscono niente quando, e allora ti ritiri dalla guida e non giochi più. Il gioco delle guide è solo un gioco, vuoi giocare allora devi accettare le regole sono così, ti vanno bene, giochi, non ti vanno bene, saluta tutti e va a fare la tua cucina senza guide, non è un problema, c'è gente che lo fa, ma forse c'è gente che lo fa e non dice niente, sono contenti così. È vero. Qualche giorno fa abbiamo avuto in diretta e ti abbiamo invocato Tano Simonato. Tano, sì. Sì, che nella sua lode all'olio diceva ci vorrebbe qui in diretta adesso Filippo che mi ringrazia. Sì, no, noi siamo amici opposti. Opposti, infatti qui volevo arrivare. Con lui abbiamo parlato tanto di olio, con te parliamo dell'amore per il burro, dell'utilizzo del burro, della tua cultura, soprattutto francese del burro. Sì, no, nel senso che anche questo, nel senso, sarà contento Tano, nel senso, ultimi 4-5 anni Miramonti sta cambiando veste, sicuramente non la veste dell'olio d'oliva, assolutamente, certo. Ma la veste del cambiamento, è arrivata l'olio d'oliva, è arrivato perché con Ariane Gatti, che è la mia sous chef, arrivando da dove arriva lei, la sua regione, giustamente ha portato anche un tocco di olio, che devo dire non mi ha dato fastidio, ma ha fatto piacere, sto imparando a 57 anni delle nuove sensazioni, che prima non avevo la voglia, non mi sentivo pronto, adesso mi sento pronto. La maggior parte dei piatti rimane sempre il burro, ma l'olio d'olive che arriva non mi fa assolutamente paura, ho solo da imparare e basta, vedo, nel senso, benvenuto al cambiamento, io non sono abbastanza un uomo nello senso tranquillo, nel senso non ho delle, non mi copro le occhi per andare avanti, io sono sempre aperto a novità, a cambiamento, a innovazione, quando l'innovazione è intelligente e porta qualcosa alla mia cucina in più. Beh, tanta curiosità serve. Beh, questo sì, ma questo fa parte della mia natura, io sono molto, sì, sono molto curioso, non ho ancora cambiato su questo. Allora, un nuovo ingresso abruzzese in cucina, in generale dove cerchi le ragazze, i ragazzi che lavorano con te e cosa cerchi? No, io non cerco niente. Arrivano. No, non cerco niente, no. Cerco delle persone, cioè, questo delle volte lo capisci, quando 6-7 anni fa io ho incontrato Ariane, passa o non passa, c'è gente che si è alzata e poi dopo lo trova. Io non faccio parte della gente che dice ti richiamerò, vediamo, io te lo dico subito, no. È una questione di volte di feeling, io ci credo a quelle robe lì, io di volte anche nella mia vita privata c'è gente che posso incontrare, giustamente quando tu fai il mio mestiere incontri un sacco di gente, c'è gente che le posso salutare, basta sentirle parlare un pochino e capisco che non è che non sono alla mia altezza, non c'entra niente, non hanno niente a che fare con me, nel senso siamo due mondi completamente diversi e allora non,
diciamo che io adesso non voglio più perdere del tempo a parlare con qualcuno dove non passa questo feeling e questa sensazione di interessamento a una persona. Con Ariane l'ho vista, è entrato, ha cominciato a dirmi ho lavorato qui, ho lavorato là, ho detto a me non mi interessa dove hai lavorato, facciamo una prova insieme, come nella vita, no, prima di sposarsi devi fidanzarti, lo facciamo per un mese e poi dopo 30 giorni ci risediamo e vediamo tutti e due, se tu ti piace rimane, se mi piace rimani, se uno dei due non è d'accordo uno dovrà partire, io non posso partire perché è casa mia, dunque dopo neanche un mese io avevo capito che Ariane era giusta per il ristorante per me e poi dopo tutti questi anni abbiamo imparato a conoscersi molto. Nel senso, sicuramente la fiducia che ho con Ariane adesso è, nel senso, non tutta la mia carriera, credo che lo regalate a qualcuno, ma così con tanto tempo e con tanta sicurezza che quando non ci sono la baracca funziona, non c'è nessuno, c'è solo lei che ha avuto questo, non è un privilegio, è la sensazione che di essere completamente coperta al 100%, nel senso di capire che lei vede con i suoi occhi di non so quanti anni ha, è molto giovane, ha 26, 27 anni. Ma capisco che tra lei e me sono più di 30 anni, sono tantissimi, ma vedete, nel senso, io sono rimasto abbastanza. Mi piace ancora essere come sono, vedete, nel senso un po' così, un po' matto, un po' non spensierato, nel senso. E in confronto ad avere un gruppo così giovane mi sento dal mio elemento, mi sento tranquillo, mi sento molto protetto da loro, questo sì. Bellissimo, bellissimo. No, perché è così. È bello sentire un chef. Sicuramente se loro ascoltano le dirette penso che quando ricominciamo a lavorare mi chiedano l'aumento. Io dico di no. queste parole così sono qui ma poi voleranno. A proposito appunto di questo periodo, l'altro giorno con un altro chef, con Palluda nello specifico, stavamo parlando di come produce meglio un chef, se sotto pressione o meno, perché lui mi diceva dovrei rilassarmi e produrre, mettere in piedi dei piatti in questo periodo, ma io non riesco, cioè produco meglio quando sono sotto pressione e al ristorante. Allora la mia domanda è, per te come funziona, quando e come crei dei nuovi piatti, e poi se ci racconti come stai vivendo in questo momento, in questo periodo. Allora, intanto scusa, si è collegata Arianna Gatti che... Sì, ho visto, ma io penso che si è collegata dopo la discussione sull'aumento del suo stipendio. no, il fatto di creare, questo è un tema molto... un tema molto, dico, importante, e poi dopo da rilassarsi un pochino su questo, perché nel senso, la cosa che voglio dire, sto attento alle parole perché forse c'è un sacco di gente che ascolta, come io sono abbastanza diretto e non vorrei essere troppo diretto, ma vediamo, nel senso che la gente che ascolta cerca di capire il mio pensiero. Allora, il mio pensiero è che noi facciamo solo da mangiare, solo da mangiare. Vuol dire far solo da mangiare, vuol dire cercare di rendere felice i nostri clienti due volte al giorno, mezzogiorno o sera, come al teatro. Le quinte, la cucina e il palcoscenico sono i nostri clienti. Quando è finito lo spettacolo, si stringe la mano, si saluta i clienti, si ringrazia, si ascolta i complimenti, si ascolta anche chi de volte ti dice anche che delle cose non sono andate bene, ma si ascolta la stessa cosa, lo stesso modo,
La cosa importante è si paga, perché il ristorante si paga, e poi dopo si stringe la mano e si aspetta che questi clienti ritornino, perché tu speri che hanno passato un bel momento a casa tua. Certo. Questo è il mio modo di pensare al mio mestiere. Io non salvo vite, io non faccio, nel senso, questa volta, queste, quando ci sono questi meeting, questi incontri, qualsiasi per l'Italia o per il mondo, c'è questa parola che è uscita da un po' di tempo fa, che quando incontro un chef, buongiorno maestro. Maestro di che cosa? Noi facciamo da mangiare. I maestri adesso, ma non per... perché io ho un sacco di amici che sono all'ospedale di Brescia, dottore, che stanno facendo veramente i maestri loro. Ad un senso, c'è da rimettere un pochino le orologi. Noi facciamo da mangiare, finisce qui, mezzogiorno sera, e rimaniamo un po' più che maestri, noi siamo artigiani del nostro lavoro. Un bel artigiano, bello, che lavora con le sue mani, con la sua testa, che fa, che produce anche per il suo paese, perché è molto importante, che fa bella figura nel mondo, ma rimaniamo un po' più tranquilli, un po' più disponibili. Dal solito i normali sono molto disponibili, i cuochetti, come diceva e come dicono un carissimo amico mio che aveva il gambero di Calvisano un po' di anni fa, non il gambero di Calvisano, il gambero di San Vincenzo, Piero Angelino, diceva i cuochetti. I cuochetti sono questi, quelli che pensano non sapere, che hanno questa puzzetta sotto il naso, che quasi fanno fatica a fare un selfie, che fanno fatica a stringere una mano o poter parlare con tutte le persone. Io parlo di tutte le persone, vuol dire i ragazzini della scuola alberghiera, la nonnina, di essere tranquillo, vedere, non so se noi abbiamo l'opportunità di fare uno dei mestieri, o il mestiere più bello del mondo, poterlo praticare nel mondo, senza portare niente, solo il tuo fisico. Voglio andare in Cina, cucina in Cina, voglio andare in Australia, in America. Io ho fatto, non dico che ho girato il mondo, ma diciamo che un pochino l'ho fatto. Tu hai l'opportunità di fare il tuo mestiere dove vuoi, incontrare un sacco di gente, mangiare e bere qualsiasi cosa, incontrare, come dicevo, gente che possono essere interessanti, gente famosa, gente che sarebbe molto difficile incontrare. E noi abbiamo questa opportunità di quasi essere servite e riverite dalle persone. Vediamo, nel senso, solo il fatto di uscire in sala, vedi, la gente già si sistema come se è seduto, perché arriva lo chef. Io tutte le volte che mi vedo questo nel mio ristorante mi fa un po' ridere, perché io dico alla gente: ma state tranquilli, nel senso, non vado a fare un'inchiesta, siete a casa, divertitevi, mangiate, non pensate a niente, cercate di per due ore, un'ora e mezza, il tempo che vogliono rimanere, passare un bel momento, rilassarsi e dimenticare quando si rientra nel casino della vita. Secondo me questo è il mio pensiero sul mio lavoro, è il mio lavoro, star tranquilla e rilassata. È bellissimo sentire queste parole, però è vero che tanti tuoi colleghi si innalzano a così a personaggi famosi, e poi deriva da quello c'è una bella fascia di chef, sono tanti come me, nel senso, non è che sono tantissimi come me. Poi dopo c'è sempre il fenomeno di turno, che è lo lasciamo fare il fenomeno di turno, quando ha finito il suo turno passerà un altro, ma nel senso, a me non mi cambia la vita assolutamente, lo può fare anche tutta la vita, non è un problema per me, assolutamente. E questo periodo come lo stai vivendo a casa? Beh, diciamo, stiamo iniziando la terza settimana, diciamo, sono un po'... Io come Signe Zodacara sono un leone. Il leone, la foresta è piccola, comincio, no, più che la foresta è la savana, perché comincio a essere un po',
Ma giustamente, come ho detto sul mio Facebook, c'è un momento da rispettare. Sì, il fatto di stare a casa può aiutare, può combattere questa malattia, questo virus. Io sto a casa, non mi lamento, non dico niente. Sono abbastanza preoccupato per il mio ristorante, ma questo, quando ci sarà il momento di ripartire, sarò ancora più preoccupato. Adesso cerco di non troppo pensare a questo, perché altrimenti faccio fatica a dormire. Già faccio fatica a dormire perché ci penso, e mi dispiace tanto. Sicuramente la ripartenza credo che sarà molto diversa di prima, nel senso, è stato un pre-virus che mi dispiace aver lasciato, perché credo che noi, come ristorante, come parlo del mio ristorante, abbiamo avuto un andamento, una ripartenza da settembre veramente allucinante. Abbiamo forse un anno fino alla chiusura, forse non lo so se sarà ripetibile un anno così, Così bene. perché era anche previsto di prendere altre due persone in cucina, un'altra persona è stata già selezionata per Natale, che vuol dire perdere, nel mio piccolo, altri tre persone in più. Questa cosa è stata immediatamente cancellata, non arriverà più nessuno, perché voglio vedere un po' come sarà la ripartenza. Io mi sono messo nella testa, che io spero che non sbaglio, che la ripartenza sarà che la gente è tanto stufa di stare a casa e le signore a cucinare per i mariti, che sicuramente saranno Perché sempre vuole. criticate, sarà sempre la stessa minestra. Forse salteranno un po' tutti i ristoranti, e ci sarà una bella ripartenza. Sicuramente, Lo spero. io non credo che questo virus ha fatto solo danni. Non ha fatto, ha fatto l'unica cosa che forse ha fatto pensare, riflettere la gente. E sta storia del Made in Italy, io spero che la gente avrà capito adesso che io dico abbiamo perché sono 30 anni che sono Chiaro, in Italia, sono 30 chiaro. anni che pago le tasse in Italia, dunque io posso dire la mia. Sei italiano, sì. Io penso che adesso sarà il momento di comprare solo italiano, Italiano. non aspettare altri paesi, non aspettare né la Francia né la Germania, niente, nessuno, riuscire a rialzarsi da soli. Che sarà complicatissimo sicuramente, ma se tutti la mettiamo veramente, sinceramente, in rispetto a tutta la gente che è anche partita senza aver chiesto niente, perché senza il virus sicuramente ci sarebbe ancora un sacco di gente ancora tra di noi, e questo mi dispiace profondamente. Io penso che il pensiero sarà, al mio per me, sarà di pensare a quella gente lì, e che questa gente non è partito per Per niente, niente, sì. ma avere un profondo rispetto per questa gente lì, di dire: io riparto, mi rabocco le mani, posso anche ripartire da zero, posso anche annullare tutto. Io riparto veramente da zero, un ripensiero anche forse sulla mia, il mio modo di cucinare, un pensiero su come penso la cucina in Italia, e cercare di far ripartire il mio ristorante, soprattutto anche per il mio personale, perché lo devo, questo è un dovere. Quando tu hai delle persone con te, è un dovere assicurare un lavoro a quelle persone lì. Questo è un, non dico che è una missione, ma credo che chi è titolare di un ristorante non è solo titolare di un ristorante, ma è titolare anche delle persone che sono intorno a te. Chiaro, sì. Lui de li deve preservare, deve cercare di tenere tutti. Dunque, noi penso che sarà così, e si ripartirà, per forza si ripartirà, Certo. con sicuramente un pensiero diverso.
rimaniamo un po' più in Italia e facciamo le vacanze in Italia, compriamo Italia, Made in Italia. Sì, anche le persone che sono al governo lasciano fare questo, anche perché non siamo da soli, dipendiamo da persone. Dunque, se tutte la mettiamo, lo so che è un po' una favola, forse questa è la cosa che sto dicendo, che è molto genuina le cose che sto. Se c'è da combattere, si combatterà, questo non è un problema. Se c'è da dire e da rifiutare determinate cose, si farà anche questo. Ma questo non è negativo, questo è positivo. Non è che uno deve dire di sì a tutto. No, assolutamente, anzi, io spero vivamente che tutto questo spirito patriottico che negli italiani viene fuori in questi momenti poi rimanga vivo anche dopo. Tre ingredienti italiani che ti hanno particolarmente colpito, non lo so, quando sei arrivato in Italia o ancora adesso ti piacciono in modo particolare, tre, quattro, insomma. No, scusami, non ho capito. Ingredienti italiani e prodotti italiani Ingredienti italiani. Sono tanti, sono tantissimi. qualcosa di particolare che utilizzi Beh, in modo. sicuramente la cosa che mi ha sempre piaciuto, ma questo sono quasi nato dentro quando sono arrivato in Italia con Vittorio Fusai, un mio grande amico. Tutta la roba che può circondare il terreno lombardo, nel senso dal lago di Iseo al grande ritorno delle culture di verdure naturale. Questo secondo me sarà un grande boom in Lombardia. Il ritorno e anche questo io cerco sempre di spingere un po' i miei colleghi di ritornare a vedere i contadini. È vero che avendo avuto ieri come si chiama il responsabile della Longin, non mi ricordo più il suo Sì, nome. Uleri, Riccardo Uleri. Sì, sicuramente lui ti dà tutto facendo un colpo di telefono. Poi è un amico, è un colpo di telefono e tu hai tutto a casa come faccio io ora. Il fatto di cominciare un pochino a ritornare a vedere i contadini, sicuramente per tutto è quasi impossibile, ma per tante cose noi abbiamo cominciato a fare questa cosa. E devo dire, c'è anche cominciare a A svegliarti ritrovare. quest'ora mattina e a riscoprire il dialogo tra le persone, andare a vedere i tuoi fornitori, andare a vedere il tuo macellaio, andare a vedere il contadino che ti dà non tutto, ma determinate cose. Questo sicuramente, questo mi è piaciuto tanto. Vittorio l'ha sempre fatto, andare a vedere, non so, chi fa il salame, come si fa un salame, tutte queste cose. Questo mi è sempre piaciuto. Poi dopo parlare della Franciacorta senza parlare dei suoi vini, anche qui io sono cresciuto andando 2 o 3 volte alla settimana e andavo a cucinare alla Ca' del Bosco con Vittorio. Com'è diventato la Ca' del Bosco adesso, ma anche tutte le aziende, non solo Ca' del Bosco, la Giulia Cavalleri, Bella Vista, tutti sono veramente, hanno fatto un lavoro veramente incredibile, incredibile È vero. di passione, di rendere una regione ancora molto più bella e secondo me sarà ancora più bella dopo questo grande casino. Poi Assolutamente. dopo le altre ingredienti, io sono innamorato di tutti gli ingredienti, non ho un ingrediente che la scoperta sicuramente dell'olio d'olive, uno che arriva dalla Bretagna è tosto, A è proposito forte. di olio d'oliva, è arrivato Tano che saluta con un bel Barlafus. Sì, è il suo È il motto suo questo. modo, sì. No, nel senso, aver incontrato anche questo ingrediente, che questo ingrediente è entrato nella mia cucina, a me mi fa molto piacere perché poi dopo anche qui ci sarebbe anche quasi un grande dibattito a fare su come viene trattato e come vengono trattate chi produce l'olio d'oliva. Io parlo di qualità, non chi vende dell'olio.
ma chi la produce con serietà e con amore, la fatica che fanno a poter arrivare sulle nostre tavole. Questo è una cosa che sicuramente sarà da approfondire, da mettersi tutti insieme, perché credo che sì, noi siamo così diventate così, tra parentesi, famosi, questo mestiere è diventato famoso di fare il cuoco da mangiare, fare lo chef. Io credo che deve essere messo a disposizione adesso di aiutare queste persone, nel senso i piccoli produttori devono Risollevarsi. conoscere di più. De volte conoscere un prodotto di nicchia è complicatissimo in Italia. Perché la gente non ha ancora capito che se ti fa conoscere, la gente ti può acquistare. Ma sì, lo sanno pochissime persone, è complicato a sapere che. Ma io parlo delle volte non senza andare molto lontano, delle volte io ho scoperto dei piccoli produttori, delle volte a 10 o 15 km del mio ristorante. Distanza, sì. Ma è così, delle volte per caso, per sentir dire, per sentir parlare, e li abbiamo scoperto. Dunque, anche questo di riuscire, vedo anche un movimento di ragazzi molto giovani adesso che hanno ripreso a fare, non so, il formaggio di capra, ricominciare a fare i contadini. Questo sono da vedere, questi ragazzi giovani sono da aiutare. E il modo di aiutare siamo noi, chi ha visibilità, i chef che hanno tanta visibilità devono parlare di queste cose, mettere in evidenza questi prodotti. Questi Questo è prodotti. fondamentale adesso. Questo sarà, secondo me, la rinascita forse delle campagne. Rimettere in valore i prodotti stagionali. E noi, chef, cuochi, io non so più come chiamarmi, un imprenditore del Del cibo, cibo, giusto? rispettare le stagioni. Ricominciare, vediamo, nel senso non serve a niente di fare i piselli d'inverno. Un mangiare si riegge in pieno inverno che arrivano del Cile, ma chi ce ne frega Assolutamente. delle ciliegie? Vediamo, nel senso, ma è allucinante. Io mi ricordo che credo che l'ultimo Natale c'è un bambino che è venuto a mangiare con il suo genitore, e bambino carinissimo, e mi ha chiesto: ma voi non avete le ciliegie? E io ho detto: no, in dicembre non c'è le ciliegie, ma io ce l'ho a casa mia. Ecco. Dunque, un bambino piccolino Si è nasce pensando abituato che a così. Natale arrivano le ciliegie. Le ciliegie sono a luglio, un mese, poi dopo non ce n'è più. Perché è il bello di mangiare le ciliegie a luglio, perché le compri tanto, le mangi tanto, fai delle marmellate, le metti sotto spirito, fai tutto quello che vuoi. Ma quando è finito? È finito. Non serve a niente di mangiare delle cose quando non è la stagione. Cerchiamo, lo so che è complicato, è un'utopia forse questa cosa, ma cerchiamo di ritornare un po' più alle tradizioni della regione e un po' più a usufruire delle persone che hanno lo stesso pensiero di me, di promuovere queste persone, questi ragazzi giovani. Giusto, giusto. Assolutamente concordo, ti porto i saluti di Nutella tua che dice salutami tanto Filippo e poi qualcuno che chiede il burro che utilizzi da dove proviene. Purtroppo arriva dalla Francia. L'unica cosa che certo. io acquisto, in Francia, vabbè, togliendo un po' di vino, ma l'unico prodotto che noi arriva dalla Francia è il burro, perché è l'unica Dalle cosa che mi Marche. tiene col mio paese adesso, e poi dopo, nel senso, non è che io dirò che il burro italiano non è buono, No, ma è e completamente non è diverso. questo, ma ci sono dei paesi che fanno delle cose più buone delle altre, perché c'è più tradizione, c'è più esperienze e poi dopo c'è più consumo. Questo è molto importante. Nel senso, adesso, come sono adesso, di pensare di comprare un olio d'oliva in Francia sarebbe assurdo. Credo che la più buona olio d'olive francese, credo, ma non per dar complimenti all'Italia, ma credo che sarebbe un olio abbastanza mediocre in Italia.
Perché? Perché non abbiamo, anche forse nel sud della Francia, verso le Bouches-du-Rhône, hanno un po' di hanno la cultura che arriva sicuramente dall'Italia, ma non Ma non è la possono stessa avere esperienza. l'esperienza che ha l'Italia, è impossibile. È la stessa cosa col burro, nel senso, il modo di fare il burro in Francia e quelli dell'Italia sono diversi. Il modo che le mucche in Francia sono fuori. È difficile vedere delle mucche in Italia. Sì, in montagna un pochino, ma nel senso, io in provincia di Brescia, vedere pascolare delle mucche io non le ho mai viste. Sono in. Comunque è tutto un altro procedimento, è tutta un'altra cosa. E poi dopo una cosa è lasciatemi comprare il burro dove voglio io. No, certo, perché non si arriva. No, sto scherzando. Chiaro. E No, no, solo per questo. qualcuno invece chiede di consigliare un libro che stai leggendo, credo, un bel libro. Chef, ci consigli un bel libro? Non so da dove arriva questa domanda, ce la fa Gian Enrico. Comprate il mio. Ecco, assolutamente. Proponiamolo in diretta. Vai, Filippo. No, va bene, no, 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 sto scherzando. se uno te lo chiede, tu rispondi. Sto scherzando. No, beh, avevo fatto un libro 2 o 3 anni fa che devo dire è ancora in commercio, vuol dire che lo vendono ancora, che non è un libro di ricette, è un libro da 0 a 50. Di Philippe Léveillé su aneddoti, su ricette che in confronto un aneddoto sono uscito, incontro di persone che ho potuto conoscere in Italia, fuori Italia. È un racconto un po' della Della tua vita. un'autobiografia, diciamo, fino a 50. Poi dopo, come dico sempre, io ho un libro. Chi l'ha acquistata che se lo tiene bene perché sarà l'unico nella mia vita, non penso che ne farà un altro perché è stato un parto, una roba. Io ho fatto bene di fare il cuoco, lo scrittore Non non è il potevo mio, scrivere. no, assolutamente, assolutamente. Una domanda, il primo senso che utilizzi di più in cucina, la vista, l'olfatto, il gusto, Il senso pratico. senso Io sono una pratico. persona che cerco, non tutte le, anche nelle ricette, ma anche nella mia vita, di non complicarmi la vita. Io non voglio complicarmi la vita. Non voglio ricette complicate, molto elaborate, molto articolato. Voglio che per una ricetta, io parlo per una ricetta. La ricetta deve arrivare immediatamente. Io la ricetta tu assaggi, ricominci, modifichi, per me è abbandonata immediatamente, è partito male. Tante cose mi sono arrivate così, un colpo quasi al primo colpo. E secondo me la prima sensazione è sempre la più buona. Certo. È difficile. L'unica cosa è che io sono convinto, sono abbastanza convinto, non sono abbastanza convinto, sono molto convinto della mia prima sensazione. Se la prima è buona, io uso quella lì. Questo Ok. è abbastanza fondamentale per me, questo. Perfetto. Senti, siamo arrivati quasi all'ora di pranzo e come di consueto, visto che io non sono bravissima in cucina, mi faccio consigliare. Per il pranzo, cosa ci prepara oggi Filippa pranzo? Come si prepara Filippa? Guarda, ieri sera ho fatto delle mini milanese che ho marinate dall'acqua, aceto e vino, ho usato un vino della Franciacorta con una julienne di verdure e questo le ho preparate ieri, le ho fatto cuocere, le ho messe in marinatura e penso che a mezzogiorno io e mia moglie apriamo una bella bottiglia e le mangiamo così, quasi con le mani. Sarà Bellissimo. il nostro pranzo. Il vostro picnic in casa. Sì, un po' il picnic in casa, sì. Filippo, io ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata. No, Spero ringrazio te. che ci rivedremo presto. Contentissima. Io, guarda, faccio un bocca al lupo a tutti, veramente. De che
che tutto questo casino è partito, venite, non abbandonate i ristoranti, trattorie, pizzerie, qualsiasi persona che fa da mangiare con intelligente rispetto, non abbandonate, sicuramente noi non vogliamo essere abbandonati, dunque, come dico sempre, ci sarà un ascensore, nel senso, un po' a te, un po' a me, e questo è molto importante. Tante cose cambieranno, sicuramente approfitto di questo per dire che sicuramente tanti cuochi si incontreranno per cucinare insieme molto di più, ma sicuramente per fare delle cose molto intelligenti, perché credo che c'è da riscoprire, io non l'avevo mai perso di vista, ma la metterò in evidenza ancora di più, di cercare di essere molto più gentile, molto più attento alle persone anziane, a qualsiasi, e essere un po' più gentleman con voi, le signore, di avere un po' più di rispetto verso le donne, perché si è sentito un sacco di cose, e io devo dire che poi quando sei dall'altra parte, che sei un uomo, ti fa abbastanza schifo di sentire quelle robe. La cosa che da ricordare questi, scusatemi l'espressione, ma sono un pezzo di merda, queste persone, tutte queste pezze di merda che forse adesso sono all'ospedale, e mi dispiace per loro, perché in più mi dispiace per loro, ma tutta questa brutta gente adesso sta occupando un letto di ospedale, avere insultato o parlato male delle donne, e in più si fanno curare da chi? Da infermieri. Allora, secondo me, cari maschietti, ricordiamoci da dove arriviamo, di una mamma, con profondo rispetto per chi è intorno a noi, e poi dopo l'uomo senza l'essere femmina, dove andiamo noi? Cosa facciamo? Ma veramente, io lo penso veramente questa cosa, dove andiamo? Siete voi il traino della nostra... non noi. Noi siamo una parte, voi siete veramente l'andamento della nostra vita. Dunque, chapeau a voi. Basta, devo dire questo. Chapeau a te con queste parole, mi hai anche commosso. Ti appoggio in pieno, ti saluto, ti abbraccio forte forte a distanza. Ciao. Ciao a voi tutti. Un abbraccio, se mi sente Ariane e Martino, un abbraccio a voi due. Che Ariane, tutte le volte gli dico, ma facciamo una... lei non vuole mai. Ok, la saluto e saluto anche Martina, Elena, Francesca, tutto il mio gruppo. Un bacione grande. Un abbraccio, grande, anche a te. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti, io ringrazio Filippo, vi saluto e vi do appuntamento domani dopo queste parole davvero. Arianna Gatti manda un cuoricino, lo mandiamo tutti grande grande a questo splendido chef, e cuoco e persona, insomma questo grande grande uomo. Il libro, lo dico per chi me lo chiede, di Filippo è La mia vita al burro, lo trovate Giunti Editore, lo trovate online, lo trovate nelle librerie, lo trovate online.